cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Signore Gesù, che cosa ti ha dato il Padre? Egli non dà qualcosa, ma dà se stesso. Ti ha dato la pienezza del suo amore. Ti ringrazio perché tu vuoi rendere anche me partecipe di tanta ricchezza. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché tutto ciò che tu hai ricevuto dal Padre lo hai donato anche a noi, perché ci hai fatti partecipi con te della natura divina. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto sigilla la sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, si è risanato ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, posa il tuo capo sul mio cuore, bevi e mangia. Bisogna che vi nutriate con un cibo che non conoscete ancora. Osate come sa osare l'amore. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà, fiate sempre. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere, perché sei un dono di Dio.